Questo è quel che resta dell'ospedale. Un missile lo ha sventrato, spargendo in strada le cartelle cliniche dei pazienti. Le case sono state tutte rase al suolo o danneggiate dai continui bombardamenti. I campi sono pieni di mine antiuomo. A metà strada tra Mariupol e Zaporizhia, il villaggio di Giuliapole da mesi segna la linea del fronte. Preso dai russi, riconquistato dagli ucraini fin dall'inizio della guerra, questa è di fatto terra di nessuno. A Giuliapole vivevano 13.000 persone, ne sono rimaste poche decine. Usciamo solo per andare a prendere l'acqua vicino alla chiesa, dice Natalia, che mostra il seminterrato che è diventato la casa di tutti e spiega che gli adulti dormono vicino all'ingresso, mentre il posto dei bambini è vicino al muro, che è il più sicuro. Raisa è un'infermiera e racconta che i bombardamenti sono continui, i feriti vengono portati in questa casa dove, dice, aspettiamo solo di poterli trasportare altrove. Benjamin è un volontario, arriva dalla Germania, ha portato stufe a legna. Dal 2 marzo, giorno del primo attacco dei russi, qui non c'è più elettricità, non ci sono acqua corrente né riscaldamento. L'arrivo dell'inverno e la possibile controffensiva delle truppe ucraine non faranno che peggiorare la situazione.